Allora, cerchiamo con la santa pazienza di arrivare fino alla fine di questo progetto così audace. Ho lavorato alle parti più alte, mi sono dovuto servire della scala. Mi fa male la schiena, all'altezza dei reni, perché lavoro tutto il giorno in piedi per ore e ore. Che ci crediate o no, sto ancora lavorando alle rovine del tempio, settimane a lavorare allo sfondo. Sono anche stato in giro per l'Italia a fare i miei corsi di pastello, quindi mi sono dovuto staccare per diversi giorni dalla pietà. Quello che conta adesso è riuscire a mettercela tutta e arrivare alla fine. Oggi è il 19 dicembre 2023. Ho deciso che passerò tutte queste feste a dipingere, un po' perché non ho nessun progetto e niente di particolare da festeggiare, soprattutto in un anno come questo, e un po' perché mi manca davvero poco e voglio portare a termine questo compito. All'orizzonte ci sono già nuove cose, nuove sfide che mi aspettano. In questo momento sto lavorando ad altre pietre di questo tempio. Non vedo l'ora di mostrarvi la vera portata del lavoro che sto facendo, il vero senso del lavoro che sto facendo. Ho in mente di fare un evento di presentazione. Ho un'idea un po' particolare e mi piacerebbe molto mettere in atto per presentare questo dipinto, fare una piccola mostra evento in un luogo particolare. Farlo con forze mie, con mie risorse, come tra l'altro è già successo quando ho realizzato la mia prima mostra personale a Morget. Il comune di Morget è stato molto carino a offrirmi gli spazi della Tour de l'Archer, dove ho potuto realizzare appunto il mio progetto di mostra. Non ho badato a spese e ho fatto tutto di tasca mia. È stato un investimento molto importante, che ovviamente non è stato fatto con l'obiettivo di avere poi un ritorno economico, anche perché credo di non aver recuperato neanche un terzo dei soldi che ho speso per quella mostra. Mi sono di nuovo proposto, nella mia regione, con gli organi competenti, per realizzare questo piccolo progettino di presentazione della pietà, insieme anche con i santi, i quattro santi che ho dipinto, che ricordo, fanno tutti parte, questo quintetto di dipinti fa parte di un'unica commissione che mi è stata appunto affidata dal parroco di Valtournanche. Ma come spesso succede, nessuno è profeta in patria, nemo profeta in patria. La mia proposta non è stata ritenuta sufficientemente interessante. Questo era quello che diceva il messaggio, ve lo farò anche vedere. Non è assolutamente un problema, io sono un tenace, quindi di nuovo tirerò fuori i soldi dalle mie tasche e cercherò di realizzare con le mie forze questo progetto di presentazione di questo dipinto, che ritengo molto importante per me, per il mio percorso, per la mia carriera, per tutta una serie di motivi. E mi piacerebbe che avesse una presentazione decorosa, degna e, perché no, magari un vero e proprio evento al quale invitare tante persone. Quindi in questi giorni sto cercando di capire come poter fare per mettere in piedi questo evento. Nel frattempo ovviamente continuo a dipingere, perché la cosa più importante è finirlo, finire la pietà. L'obiettivo che mi sono dato è entro la fine di quest'anno. Essendo il 19 dicembre, oggi significa che ho 12 giorni per realizzare questo obiettivo. Chissà se ce la farò, non lo so, è veramente enorme. Devo dirvi che ci sono anche degli aspetti che mi preoccupano, legati all'incorniciatura di questo dipinto, al muoverlo, al farlo uscire da questo studio, al trasportarlo, capire il vetro. Come sapete, il pastello deve essere incapsulato, protetto da un vetro come minimo. Quindi in realtà è un dipinto che, anche se non è ancora finito, già anche sotto questi aspetti di tipo più tecnico sta dando da pensare, da riflettere. Devo prendere delle decisioni importanti e spero di riuscire a fare tutto, ragazzi, io ce la sto mettendo tutta. Tra l'altro, dopo tanto aver ragionato su questo aspetto, alla fine ho preso una decisione piuttosto drastica, devo dire, che è quella di allungare la barba di Gesù, quindi di mio fratello, e per farlo devo reperire un altro modello da prendere come riferimento. Dovrò fare tutto entro la fine dell'anno, quindi dovrò trovare qualcuno con la barba della lunghezza giusta. Voglio una barba più lunga. Come punto di riferimento e ispirazione prenderò in considerazione la Sindone. Quanto lavoro per un solo dipinto. Del resto questo fa parte del gioco. Bisogna impegnarsi, bisogna soffrire, bisogna tribolare per le cose più importanti nelle nostre vite.